prima puntata di Intuito Femminile dedicata al principio di scarsità. Il principio di scarsità in realtà è una esplicazione della parte egoica dell'essere umano che corrisponde alla capacità di stimare se stessi, ossia se si ha una bassa autostima, se non si è molto giudicanti, si è ipercritici nei confronti di se stessi, si produrrà all'interno della propria psiche una struttura formale, appunto un principio, che è appunto il principio di scarsità. Il principio di scarsità quindi rappresenta l'incompletezza coscienziale, cioè la voglia dell'essere profondo, di integrarsi, che non viene assolutamente realizzata perché l'essere umano si ghettizza nella sua zona di comfort e si circoscrive in definizioni, in ruoli e in termini sociali, e a quel punto decide di diventare materialista, cioè un individuo volto all'accumulo di forme. Ora, tutti coloro che sono volti all'accumulo di forme, proprio perché vanno alla ricerca di forme da accumulare, ossia di possedimenti materiali, proprio per questo motivo vedrà i suoi possedimenti sempre scarsi, perché ci sarà sempre qualcuno che egli osserverà che avrà sempre qualcosa in più rispetto a quello che egli percepisce come suo possesso. E quindi andrà sempre alla ricerca di qualcosa da possedere. Ora, questa strutturazione psichica crea questo principio di scarsità che è alla base di tutta una serie di ragionamenti, di mentalità, conformismi egoici e non espressioni del proprio essere profondo, non espressioni della propria coscienza, perché la propria coscienza è volta all'integrazione formale con il significato e quindi alla capacità di esplorare il limite, di superare il limite stesso, fino a quando non se ne formerà un altro anch'esso da superare. Quindi l'essere profondo sperimenta se stesso attraverso la forma che funge da limite, ma questa forma poi è suscettibile a tutta una serie di modifiche e di trasmutazioni. Che cosa succede? Che quando invece si crea all'interno della propria struttura psichica, si crea questo principio di scarsità, ci si allontana dal significato, ci si allontana dalla propria essenza e ci si avvicina al mondo delle illusioni, cioè al mondo esclusivamente formale in cui la forma ha perso di significato. Arrivederci al prossimo post!